realtà sì, ok. Non so se c'è qualcuno, non riesco ancora a vederlo. Tanto io sono l'admin Nagato, quindi ora non potete entrare, ma nel caso che si entrerà per l'altra pagina sono Afrodito, quindi piacere di conoscere. Allora, aspettiamo che entri almeno 5-6 persone, se no parlo al vento. Tanto che ho già connesso, puoi già scrivermi. Ok, 5 spettatori. Ciao a tutti. Sono stiticamente Matt, scrive Giao. Ciao. Ok, allora, questo come avete letto dal link, come ho scritto sulla pagina, intanto mi apre che Namikaze scrive Ciao, faccina felice, 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 felice. 22 spettatori, raga, un record. Fantastico. Ok, commentate, salutate che così ci conosciamo un po' tutti. Allora, Shinigami Ryuk scrive ciao, Robba scrive ciao. Allora, iniziamo a parlare degli ultimi capitoli di Naruto. L'ultimo capitolo ci ha svelato come è effettivamente andato lo scontro fra Madara e Hashirama Sen, giusto? Se avete qualche domanda da fare su cose che non avete capito, anche perché anch'io ho dovuto rileggermelo due volte, soprattutto il penultimo capitolo, perché ho fatto fatica. Cioè, ci sono un po' di cose, diciamo, ambigue. E quindi ho dovuto rileggermelo due volte perché alcune cose non avevo capite. Allora, dicevo, ci siamo lasciati con Hashirama che ha raccontato di come era andato effettivamente lo scontro contro Madara Uchiha. Abbiamo visto la forma del Kyuubi, cioè il Kyuubi protetto con l'armatura del Susanoo. L'admin Kakashi di Non ero ubriaco Naruto Dragon Ball ha pubblicato una foto in cui stava sbavando quando me l'ha passata per la chat. E niente, una cosa, diciamo che Naruto si sta riprendendo secondo me, anche se è ancora troppo simile a Dragon Ball, e la cosa, vabbè, mi garba però come sappiamo, stesso sempre... Kishimoto ha sempre detto che si è ispirato maggiormente a Dragon Ball, anche se la sua ispirazione originale, ricordiamo che era questo manga qua, che vedete, Akira. Kishimoto in intervista aveva detto che si era ispirato maggiormente ad Akira per i primi episodi, cioè per i primi capitoli. Poi però non ha saputo resistere a, diciamo, al suo anime di infanzia e quindi si è ispirato a Dragon Ball. Quindi, lasciando da parte Dragon Ball, allora, ma con l'anime a che punto stiamo? Scrive, sono stiticamente Matt. Con l'anime purtroppo io ho smesso di seguirlo perché stanno facendo troppi filler. 28 spettatori. Con l'anime stanno facendo troppi filler e quindi ho deciso di smettere di seguirlo perché sinceramente dei filler me ne sbatto altamente i coglioni. Ho altri anime da guardare perché stanno uscendo un casino di anime molto belli. Oltretutto, novità per quelli che sono appassionati di zombie in modo non zombie tipo The Walking Dead, zombie un po' più stile High School of the Dead. È uscito, cioè hanno ricominciato la pubblicazione del manga e forse ricominceranno anche quella dell'anime di Sankarea. Consiglio a tutti di andarsi a vedere Sankarea perché è davvero bello. Allora, Minato Namikaze scrive, quindi Akira è simile a Naruto e lo consigli da leggere. No, Akira non è per niente simile a Naruto. Akira, non so se lo sapete, viene pubblicato in questi volumoni da 14, 13, 14 o 15 euro l'uno. Diciamo che se vogliamo fare un paragone con un manga conosciuto, soprattutto fra noi che siamo minori, diciamo che siamo un po' più piccoli e che quindi non siamo entrati da molto nel mondo dei manga e degli anime, possiamo paragonarlo molto a Kenny il Guerriero. Akira è ambientato in un futuro post nucleare,
in cui questa bomba si scopre essere un ragazzino. Ora non vi spoilerò niente perché dovrete andare a leggervelo assolutamente, comunque sì, Akira lo consiglio assolutamente. Io, cazzo, avevo finito di leggere Another che mi stavo cagando sotto, era l'una di notte. Cioè, come dico a quelli che me l'hanno chiesto cosa ne pensi di Another, cosa ne pensi di Akira, dico, Another mi ha tolto il fiato, Akira me l'ha ridato, perché sono davvero due manga bellissimi. Anche se Another secondo me non ha niente a che vedere. Allora. Ma invece High School of the Dead non lo continueranno più. School of the Dead purtroppo è stato interrotto per i pochi acquisti, da quello che ho capito. Intanto Robba risponde alla domanda di Sono Stiticamente Matt, che dice, ma con l'anime... cioè, Sono Stiticamente Matt ha chiesto, ma con l'anime a che punto stanno? Robba scrive, fortunatamente sono finiti i filler, siamo allo scontro Naruto contro Raikage. Buyolama scrive, ehi ciao, una domanda dato che sei esperto di manga e anime... Comunque, e ne guardi parecchi, mi sapresti dire dove trovare Gintama in streaming su internet? Allora, Gintama dovresti provare a scrivere anime su Vita. Su quel sito ci stanno davvero tantissimi anime. Quindi dovresti trovarlo, c'è tutta la categoria messa per ordine alfabetico. Allora, Akira ho visto, deve essere uno spettacolo, non vedo l'ora di prenderlo. Ragazzi, se volete qualche piccola chicca su Akira, basta che andate sul sito di Dario Moccia, penso che lo conosciate. Comunque, se scrivete Dario Moccia su YouTube e di fianco ci scrivete Akira, vi esce il video in cui lui parla, cioè spoilera tutto su Akira, ma comunque se vi spoilera qualcosa, tranquilli che lo dice anche lui. Cioè, io sapevo già a memoria come andava la storia, però tendi a dimenticarlo perché sei talmente preso da quello che effettivamente stai già leggendo. Quindi qualsiasi spoiler non è rilevante, secondo me. Allora, Yusef Rima scrive, che ne pensi di Hashirama? Sti cazzi, cioè, allora, due cose mi hanno colpito di Hashirama. Uno, il fatto che tutti lo immaginavano come il ninja, quello sempre serio. Cioè, invece è un guy della situazione, cioè un coglione. E seconda cosa, non pensavo che potesse essere così bestiale. Cioè, io ho visto la mossa in cui richiama tutta questa palla che sembra fatta di mani. Mamma mia. Roba, purtroppo a marzo altri filler, scrive Minato Namikaze. Matteo, scrive anche lui. I filler ricominciano la prossima settimana. Quindi roba ti va male. Che ne pensi di Naruto Ultimate Ninja Storm 3? Ho parlato con l'admin bannato, cioè ho sentito quello che ha detto, ho letto tutta la sua recensione e da quello che ho capito deve essere davvero fatto bene. Non sarà come l'ultimo Naruto, ma cioè comunque molto simile. La grafica sarà ulteriormente migliorata, ovviamente, ma ci sarà la possibilità di interagire durante la trama, ovvero noi vediamo il flashback di Madara contro Tobi, cioè contro, sì, vabbè, contro l'uomo mascherato, quando, poco dopo che Minato, raga, mi sto impallando, allora, noi vediamo il flashback di Minato contro l'uomo mascherato, giusto? Durante il flashback è possibile interagire quando Minato deve fare il Rasengan sulla schiena, sparandosi dietro di Tobi, cioè dell'uomo mascherato, e sparargli il Rasengan sulla schiena buttandolo per terra. Noi, per dar la possibilità a Minato di fare questo Rasengan, dovremo, per esempio, ci darà una serie di tasti, come nei vecchi Naruto per la PlayStation 2, che mi ricordo che quando devi fare triangolo, triangolo, pallino per fare la mossa finale, devi eseguire tutta questa serie di combo con i tasti, che a seconda che li facessi bene o li facessi male, toglieva più o meno vita. Quindi, diciamo che è fatto davvero bene, oltretutto la grafica. Fabio Pane scrive, è bellissimo Storm 3, ho già finito la demo. Alla fine quello più serioso è il fratello di Hashirama, ovvero Tobirama. Sì, senza dubbio, cioè, quello lì si vede proprio che Danzo ha preso da lui. È proprio un bastardo dentro. Il Kyuubi ricoperto con l'armatura del Susanoo, secondo me, fa troppo intendere che Naruto riuscirà a trasformarsi. Rido perché ho già capito cosa vuole dire e rido perché l'ho pensato anch'io quando l'ho letto. Allora,
Socom 94 Hi-Fi scrive: il Kyuubi ricoperto con l'armatura, secondo me, fa troppo intendere che Naruto riuscirà a trasformarsi in volpe e Sasuke lo aiuterà rivestendolo con l'armatura del Susanoo. Io ci avevo anche pensato, perché, come ho detto nel mio ultimo live di Naruto, Naruto e Sasuke, prima di fare l'effettivo duello contro uno contro l'altro, si daranno una mano per evitare la caduta dell'intero mondo dei ninja. Anche perché, se notate, adesso Sasuke sta parlando con i quattro Kage e ha esplicitamente detto che a seconda della risposta dei Kage deciderà o meno se distruggere la foglia. Quindi ci potrebbe essere anche la possibilità che Sasuke possa redimersi, diciamo. Allora, vediamo altri commenti. Naruto Stone 3 ha la storia come al 2. No, non è vero. Naruto Stone 3 non ha la storia uguale al 2, scrive. Cioè, allora, Sax273 scrive: Naruto Stone 3 ha la storia come al 2. Potevi semplicemente dire questo. Non è vero, perché ci saranno molti altri personaggi. Da quello che mi ricordo io, ci dovrebbero essere le modalità Edo Tensei, Kushina e altri personaggi. Quindi non sarà proprio simile simile. Cosa ne pensi del Susanoo fuso a Kyuubi? L'ho appena detto, quindi ho risposto. Tanto, se avete altre domande. Allora, su Sasuke la pensi esattamente come me. Meno male, non sono l'unica, scrive Robba Rosbif. Bello, bello come nome. Comunque, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio, i video, anche se ultimamente sto facendo niente se non questi piccoli live ogni morte di papa. Ogni volta che il Papa molla la propria sede, per rimanere in tema. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Basta che guardate sotto il video, c'è scritto sotto il titolo, c'è scritto iscriviti. Allora, Minato Namikaze scrive: Luca, te personalmente come vorresti che finisse la guerra Naruto Sasuke, pace o guerra? Leggo le altre domande e poi rispondo alla tua. Ciao, potrei farti una domanda? Non ho capito la differenza tra i Zanami e i Zanagi. Potresti spiegarmela? Sì, adesso. Non dico la trama della storia, dico lo stile che intendevi tu nel premeditarsi durante i flashback. Assolutamente no, sono 80 personaggi, le 6 vie di Tobi, modalità risveglio sempre disponibile. Ok, non sono le 6 vie di Pain, non è che ho sbagliato a scrivere. Comunque, ricominciamo dalla domanda di Minato Namikaze. Luca, a te personalmente come vorresti che finisse la storia Naruto e Sasuke? Pace o guerra? Allora, io mi sono andato a spoilerare alcune future ending che metteranno nell'anime. In una si vede una foglia spezzata, sottolineo, che cade su una spada Kusanagi rotta. Quindi, cioè, secondo me, cioè, io ho formulato questa ipotesi, ovvero: se avete già visto i miliardi e miliardi di trailer del prossimo film di Naruto, ovvero Road to Ninja, noi vediamo Naruto che diventa effettivamente Hokage, ok? Quindi ho formulato l'ipotesi che nel manga e nell'anime ci facesse vedere la morte di tutte e due, e solo nel film, perché è comunque l'ultimo film, come detto da Masashi Kishimoto, scusate, ho avuto un lapsus. Ma Masashi Kishimoto ce lo fa vedere solo Hokage, solo nel film. Quindi questa cosa mi ha un po' spaventato. Comunque, io personalmente vorrei che, no, se dicessi che Sakura muore, non direi che non mi dispiacerebbe, perché comunque, pur standomi sul cazzo, ha sempre fatto parte del manga, anche se per niente, però ci ha fatto parte. Quindi io direi, ma preferirei la pace ovviamente, perché cazzo, Sasuke è uno dei miei personaggi preferiti. Naruto è il personaggio con un ideale fantastico, quindi se facessero pace sarebbero bestiali. Cioè, voi vi immaginate una grande guerra? Esempio, il villaggio della Sab. No, il villaggio della Sab no, perché c'è gara. Il villaggio della Nuvola contro il villaggio della Foglia, con dietro tutti i ninja. Davanti Sasuke e Naruto, e di qui ci mettiamo il Raikage. Cioè, raga, gli altri se ne vanno, Sasuke e Naruto spaccano tutto. Cioè, è una cosa paurosa. Boh, vabbè.
Comunque, Giuseppe Carbone aveva scritto: ciao, potrei farti una domanda? Non ho capito la differenza tra Izanami e Izanagi, potresti dirmi? Allora, si è spiegata abbastanza male, andava riletta più volte per capirla bene. Allora, Izanagi, come Izanami, allora, iniziamo dal presupposto che nella mitologia giapponese Izanami e Izanagi sono il primo uomo e la prima donna creati, Izanagi rispettivamente l'uomo e Izanami la donna. Allora, Izanagi permette, come hai visto, Danzo di creare un nuovo, cioè di ricreare il passato, ovvero se io muoio e avevo già attivo questo Izanagi, posso evitare la mia morte e ricominciare da capo. Ok? Izanami è stato creato per contrastare Izanagi. Perché allora? È un casino adesso, farei fatica a capire comunque perché io non lo so spiegare meglio di Kishimoto, o di Itachi, perché lui lo spiega. Izanami è stato creato dall'Uchiha per evitare lo scontro fra diversi Izanagi, perché quando gli Uchiha combattevano contro i Senju, ad esempio, se due Uchiha utilizzavano Izanagi, se uno modificava il passato e lo faceva anche l'altro, era un casino, si formava questo circolo. Izanami era una nuova tecnica creata per evitare il continuo andare di questo circolo, ovvero ci sono questi due, no? Uno e due. Questo usa Izanagi. Cioè, questi due attivano Izanagi, questo muore, ok? Questo muore 2 secondi dopo, questo torna in vita e ritorna all'origine, cioè al secondo prima di morire, questo muore 1 secondo prima e torna al secondo prima di morire. Però, siccome anche questo ha utilizzato Izanagi, anche lui si ritrova al punto iniziale, quindi muore ancora, quindi anche lui muore ancora. Questo è un po' quello che succedeva. E Izanami è stato creato appositamente per evitare questa cosa. Quindi spero di averti spiegato bene. Vediamo. Gli altri 5 commenti. Assolutamente. No. Antonio Del Gaudio scrive: il Buddha con le mani di Hashirama ricorda troppo la mossa del presidente degli Hunter di Hunter x Hunter. È vero, ma io avevo fatto anche un'altra relazione, cioè un'altra connessione, ovvero se vi ricordate come si chiamava? L'amico di Asuma, il monaco. Utilizzava queste mani quando ha combattuto contro Kabuto, tipo stile Ariyama dei Pokémon. Aveva fatto tanto questo esempio, cioè questa impressione. Aspettate che mi hanno scritto su Facebook. Oh Luca, tu domani vieni? Sì, vengo. Oggi non abbiamo fatto un cazzo, lo so, per quello sono stato a casa. Aspettate che vi dico che sono in live, scusami. Allora, se Sakura muore faccio una festa e vi invito a tutti. Allora, io sarò presente, però comunque non posso dire che non mi dispiace perché mi dispiacerà. Shaka di Virgo. Oh, Shaka di Virgo, amo il tuo nome, cioè è uno dei miei personaggi preferiti. Davvero. Guarda che roba. E c'ho anche i manga del 1992. La prima edizione stampata dalla Granata. Appunto, il primo risale al 1991. Complimenti per il nome. Dai, 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 sotto con le domande. Ci stiamo ammosciando. Comunque, davvero, ragazzi, non pensavo di fare tutti questi milioni di fan oggi. 32, di solito arrivo al massimo 10. Grazie a tutti. Spero continuate a seguirmi. Anche se non ti vedo. Dai, sotto con le domande. Perché non mi ricarico? Allora. Fuyumi Red Fox scrive: povera Sakura. Vabbè, sì, dai, forza. Nel 2014 uscirà un altro film su Naruto, scrive Matteo 605. Sei un grande, mi hai salvato la vita. Pace forever, scrive Roba Rosbif. Sono stiticamente matto, scrive ti aiuto. Cioè, Roba Rosbif scrive: sono stiticamente matto, ti aiuto io ad organizzarla, riferendosi alla festa se muore Sakura. Che ne dice? Alla fine Sasuke si schiera con Naruto o contro Konoha, l'ho detto prima, e secondo me.
dipende tutto dall'andamento del prossimo capitolo, ovvero dalla scelta che appunto fa Sasuke, quindi lo scopriremo anche presto, perché te lo devo dire io. Cioè, evita di farti spoilerare una mia idea, tanto ci arriviamo tra poco. Xbox Ride scrive: se non sbaglio, Izanagi una volta utilizzato, mi sembra che non ti funziona più un occhio. Stessa cosa per Izanamici, e ti si chiude. Sono stiticamente matto, scrive: roba, io porto le patatine, te la roba da bere. Siete dei grandi, magari. Roba Rosbit scrive: certo, va benissimo. Secondo te Sasuke morirà? Sasuke non muore. No, 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 Sasuke non muore. Fabio Pane scrive: i segni sul viso di Hashirama quando evoca la statua mille mani sono identici a quelli di Tsunade. Ovviamente. Sono esteticamente matto, scrive: qual è il tuo manga preferito? Allora, il mio manga preferito è questo qui, che non conosce quasi un cazzo di nessuno, ma io, essendo una specie di appassionato di vampiri, seguo anche Twilight, se volete proprio saperlo, però vabbè. È questo. Si intitola The Record of the Fallen Vampire. Se guardato da alcuni punti di vista, è molto simile a Naruto, ovvero la capacità di una persona di prendersi il suo, di tenersi il suo fardello equivale alla sua vera forza. Infatti, il fardello che ha questo re dei vampiri è talmente grosso che lui ha paura quando combatte. Volendo, potrebbe fare così, aia, e distruggere la terra. Quindi, per chi non l'abbia ancora preso o non lo conosca, si intitola The Record of Fallen Vampire. 9 numeri, io l'ho comprato usato. Qual è il ninja più forte secondo te? Scrive Madara Uchiha. Adesso che l'ho visto, Hashirama. Comunque, il più forte, proprio nel senso come stile, Gaara. Io non posso fare a meno di non lodarlo, Gaara. Chi è quella dietro di te? Questa qui? Britney Spears, autografata. Perché io ho l'autografo di Britney Spears, non l'ascolto più, però l'ascoltavo. A livello di storia, migliore Naruto o One Piece? È una domanda da non fare. Io non seguo One Piece perché, come vedete, ho solo i primi 3 numeri e non voglio leggermelo in scan. Quindi, una volta finite le serie, perché sto seguendo 12 serie diverse e non ci sto dentro con i soldi per potermi permettere One Piece, una volta finito One Piece, Naruto o altre serie, inizierò con One Piece. E comunque, Naruto per me è più bello perché io sono sempre stato appassionato di ninja. Cioè, fin da piccolo io non mi mettevo a fare l'onda energetica, mi mettevo a fare tipo, mi mettevo lì, mamma mi vedi, mamma mi vedi, così cercavo di utilizzare la tecnica dell'invisibilità. Lasciamo stare. Comunque, preferisco Naruto, ma One Piece, cioè, non ha rivali come storia. One Piece non a caso è stato dato come il manga perfetto, cosa che neanche Dragon Ball o manga con l'uomo tigre, Kenny Guerriero non è riuscito a fare. Allora, io porto Weed, scrive Minato Namikaze, che ne dite? Va benissimo. Sasuke non ha da morire, scrive Robba Rosbif. Vediamo i prossimi 5 commenti. La Weed posso portarla anche io, Minato, anch'io volendo. Che basta fare di queste cose perché mi cancellano il canale, bagai. Ti piace One Piece? L'ho appena detto, non lo seguo, però sì, mi piace. Comunque conosco un bel po' di cose su One Piece. Anzi, conosco più cose di molte persone che seguono One Piece pur non seguendolo. E non è un modo per vantarmi, ma è così, davvero. Infatti ci sono degli amici a scuola che seguono One Piece e mi chiedono: Luca, oh, ma come sta andando One Piece secondo te? Arrivano? Giuseppe Carbone scrive: quando Jiraiya viene ucciso, perché non viene anche lui resuscitato dalle Tensei? Allora, viene spiegato in una parte del manga. Allora, Jiraiya, se te lo ricordi, era sprofondato nel mare, ok? Per utilizzare le Edo Tensei serviva una parte del DNA del corpo di chi andava resuscitato, un capello, una cellula, un pezzo d'osso, sangue. Però Jiraiya era sprofondato talmente in basso che le profondità, quindi la pressione dell'acqua, non permetteva l'accesso e quindi non ha potuto resuscitarlo. Fuyumi Red Fox scrive Britney Beach, viva Gaga, anche io seguo Gaga, e andrò al concerto dei Paramore a giugno. Che ne pensi della strada che sta prendendo Bleach?
Non posso risponderti perché Bleach mi ha fatto cagare fin dal primo capitolo. Adesso, da quello che ho sentito dire in giro, sta peggiorando sempre di più, ma era evidente che avrebbe preso quella piega. Non sapeva di manga che poteva andare avanti, un po' come il Death Note, no? Dopo il settimo, io ho mollato a seguirlo. Adesso non so neanche sinceramente come va avanti. Io dopo il sesto. Cioè, no, allora, dopo il settimo si capisce. Dopo il sesto, cioè, fino al sesto era, cazzo, era fantastico, c'avevi L. Però dopo la morte di L sono stati creati, diciamo, personaggi che non erano in grado di reggere il confronto appunto con il protagonista. E, cazzo, secondo me se Death Note si fosse concluso al 6, primo ci sarebbe stata una cosa che non si è mai vista in un manga, ovvero la vittoria del cattivo. Appunto, secondo, ci sarebbe stata una specie di metafora, come dire, vince comunque quello buono o cattivo che sia con il sogno più grande, un po' come se avete visto Shaman King, no? Ce l'avete presente. Quello con il sogno più grande sarà quello che alla fine andrà a vincere il titolo di Shaman King, nel caso di Shaman King, o comunque andrà a sconfiggere il nemico in Death Note o Dragon Ball o che sia comunque. Quindi secondo me se fosse chiuso al 6 sarebbe davvero stato un bel manga, però ha continuato e l'ha rovinato. Continuate con le domande, che mi sto divertendo. Spero che anche voi vi stiate divertendo. Allora, oddio, quante domande che mi sono arrivate. Allora, le leggo tutte piano piano e intanto rispondo. Non ho ben capito cosa succede quando vengo riportato in vita i Kage. Allora, facilissima come cosa. Se te lo ricordi, il Naruto, scusami, Orochimaru va nel. No, allora, ok, ricominciamo. Se te lo ricordi, il clan Uzumaki era specializzato nelle tecniche di sigillo. In uno dei loro, diciamo, templi avevano tutte queste maschere che, se indossate, erano in grado di richiamare gli spiriti. Nel caso, lo spirito del sigillo del diavolo. E Orochimaru prende questa maschera, la indossa e richiama il coso del diavolo. Quindi, indossandola senza doverlo richiamare, evita di morire. Una volta che l'ha richiamato, fa tagliare lo stomaco qui al diavolo. E anche, ovviamente, anche a lui succede la stessa cosa. Però, quando questo stomaco viene tagliato, escono fuori tutte le cose che erano state sigillate all'interno di questo, ovvero, primo, le braccia di Orochimaru, secondo, tutti gli spiriti dei quattro Kage già sigillati in esso. Quindi Orochimaru è stato liberamente in grado di evocarli. Allora, poi, Roba Rosbif scrive: hai visto Gurren Lagann? Se no, vedilo al più presto. No, non l'ho mai visto e sì, andrò a informarmi. Grazie per il consiglio. Fabio Pane scrive: perché era sul fondo del mare. Xbox Ride mi scrive: ti definisci un Dario Moccia? Assolutamente no. Cioè, io Dario Moccia qua, io sono molto più giù. Cioè, Dario, secondo me, ha una conoscenza che è fuori dal comune. E si vede anche dal numero di manga che ha. Raga, io ho iniziato a leggere manga da 7 mesi, credo. Quindi sto ancora facendo la mia cultura. Armin scrive: se muore Sasuke, l'anime ci perde un casino. Come detto, noto la morte di L, ripetendo quello di prima, tanto non muore, no, che non muore. Quando Jiraiya viene ucciso, l'hai già scritto, ti ho anche risposto. Minato Namikaze scrive: grande Matt, comunque Luca, sai per caso quando il 62 di Naruto quando esce? Sì, purtroppo. Cioè, aspetta 2 secondi. Prendo anteprima. Da quello che ricordo dovrebbe uscire a marzo comunque, perché esce. È trimestre. No, a marzo, aprile. Poi vediamo le altre domande prima di rispondere alla tua. In un episodio Kabuto dice che non è stato possibile recuperare il suo corpo, riferendosi a Jiraiya. Quali sono tutti i manga che segui? Cosa sono i volumi colorati dietro di te? Allora, adesso ti dico tutto. Poi, serve qualcosa per riportarlo in vita, ma tu credi che Orochimaru, compagno e amico di Jiraiya, non ha da parte qualcosa di Jiraiya? Poi nel penultimo capitolo dice: sai che a me piace collezionare tutto. Bellissima ipotesi, davvero non ci avevo pensato.
Anch'io ho abbandonato Death Note alla morte di L, ma Bleach secondo me è fantastico. Vabbè, raga, ognuno c'ha i propri gusti, alla fine voi mi chiedete quello che penso e io rispondo. I manga colorati dietro di me, ho detto prima, sono i manga di Akira, il costo sono 6 volumi, che vanno dai 13 ai 15 euro l'uno, sono giganti, cioè sono paragonabili al mio libro di matematica, quindi merita 15 euro. Per rispondere alla domanda di prima, Naruto quando esce, dato che secondo me che sfoglia anteprima. Qua, Naruto 62, 11 aprile. Qua. 11 aprile. Quante pagine? 4 ore 20, 208 pagine. Lo sconto finale è suddiviso su due fronti. Da un lato Naruto, Killer B, Gaara e Kakashi affrontano Tobi, il misterioso ninja mascherato che si era spacciato per Madara. Dall'altro i 5 Kage combattono contro lo spietato Madara. Questo conflitto deciderà le sorti del mondo intero. Questa è la descrizione del prossimo numero di Naruto. Allora, vai, dai, dai, dai. Quattro nuovi commenti. Qual è la miglior versione del fumetto di Naruto? Scrive Mr. Bimbo Moretto. Non ho capito in che senso, ma se ti riferisci alle ristampe, allora ovviamente io consiglio la prima, però la prima ormai è irrecuperabile. Io lo sto rifacendo mano a mano, ma come ho detto prima, ho 12 serie da seguire. Ah, devo anche rispondere alla domanda di quali serie sto seguendo. Allora, io ho 12 serie da seguire, quindi Naruto mi mancano ancora 20 numeri. Sto facendo tutti della seconda e della terza ristampa. Una cosa che non ti consiglio di prendere è la Gold, perché costano di più e non c'è niente. Quindi sono solo più grossi, ma sono grossi quanto questo, cioè giusto un centimetro, due o più. Quindi non è consigliabile la Gold. Per rispondere alla domanda di prima su di quali manga sto seguendo, sto facendo allora Naruto, Lunar Legend, ho finito Akira, sto facendo The Walking Dead, sto facendo L'Uomo Tigre, Fullmetal Alchemist, Il Libro dei Demoni, poi passando negli shoujo, mi piacciono tanti manga d'amore anche se non può sembrare, sto facendo Il Cucino Innamorato, ovvero Yokai. Ho completato già da tempo Baci Rubati, Honey Blood, Mi piace perché mi piace, Meru Kuri, Aruana, Nedoti, sto facendo Storia di Amore di Demoni, ho completato Eternity, SLH, sto facendo Is My Vampire, Blue Blood, Uragiri, Elfen Lied, Pandora Hearts e ho completato Another, fine. E poi sto facendo la serie DVD dei Cavalieri dello Zodiaco, prima serie che sta uscendo con la Gazzetta dello Sport. Intanto continuo a ricordare a quelli che non hanno ancora fatto di iscriversi qui sotto al mio canale, c'è un tasto che scritto iscriviti. Allora, secondo te se Orochimaru avesse potuto usare le sue tecniche quando gli vennero bloccate le mani per girare il Tsunade Orochimaru che avrebbe vinto la prima? Orochimaru fa paura. Come ho detto già nei vecchi live, Orochimaru sarà il boss finale, quindi non so neanche se Jiraiya, e ricordiamo che comunque Jiraiya non era nella modalità eremitica, perché ovviamente Kishimoto non l'aveva ancora inventata. Direi che ai tempi, se Jiraiya avesse utilizzato la modalità eremitica, per Orochimaru non ci sarebbero state balle. Però ricordo che adesso Orochimaru ha assorbito il potere di Kabuto, che era passato al secondo livello di modalità eremitica, si è ripreso le mani, quindi può eseguire tutte le tecniche che già era in grado di fare. Già Orochimaru faceva paura, ok? Faceva paura anche quando gli hanno sigillato le mani. Adesso si è ripreso le mani e ha centuplicato la sua forza utilizzando appunto il secondo livello di modalità eremitica, ovvero da serpente a drago, come spiega Kabuto. Quindi dipende. Allora, Fullmetal Alchemist, sposami, scrive. Devo sposare troppe persone. Minato Namikaze scrive 11 aprile, perfetto, grazie. Su che giornale lo hai letto? Allora, questo è un giornale che esce mensilmente in tutte le fumetterie che lo abilitano. Nella mia fumetteria è vantaggioso perché lo danno gratis. Comunque il costo è di 1 euro e rappresenta tutte le uscite di 2 mesi successivi, ovvero io per vedere le uscite che ci saranno a marzo devo andare a vedermi l'anteprima di gennaio, però comunque tu hai già un prospetto su come organizzarti se vuoi ordinare i vari fumetti, evitare di far arrivare il prossimo, quindi è davvero comodo.
Che fine hanno fatto i caghe dell'Alleanza? Sono mezzi tramortiti, credo, alcuni morti. Ciao, io ho una domanda. Ma Naruto è il nuovo eremita dei Sei Cammini? Scrive Steven Kujige. Nome strano. Comunque, la leggenda dell'eremita dei Sei Cammini, te la ricordi? Ovvero che fece due figli, uno con gli occhi e uno con lo spirito? Allora, ecco, Sasuke ha gli occhi, Naruto ha lo spirito. Questo è, diciamo, la risposta è abbastanza diretta. Xbox Live scrive: secondo te, dopo aver controllato 9 code, Naruto, dopo aver controllato 9 code, dovrà dimostrare ancora parte della sua potenza? Oppure è il massimo che può raggiungere il potere delle 9 code? Abbiamo detto prima che se per caso Sasuke unisse il proprio Susanoo al 9 code, farebbero paura insieme. Che ne pensi di Naruto Ultimate Ninja Storm 3? Scrive L-Red File. L'ho detto prima, comunque ho detto che è davvero una figata. Sciata di Virgo scrive Mitico Yokoi, lo seguo anch'io. Fabio Pane scrive che ne pensi di Fairy Tail. Ti rispondo così. La chiave dell'acquario. Cioè, è un bell'anime, preferisco l'anime al manga. Ho iniziato da poco a seguirlo, ma davvero poco poco fa, una settimana. Mi sono guardato intorno ai 60-70 episodi, non lo so. Comunque, sembra. Me l'hanno consigliato in tanti, purtroppo non avevo tempo. Adesso che c'ho un po' di tempo sto iniziando a seguirlo e sembra davvero carino. Anche se diciamo che si nota un po' troppo che allora. Non so se lo sapete, quello che ha scritto Fairy Tail, che si chiama Hiro Matsumi, se non ricordo male, ha preso lezioni di fumettistica dallo stesso maestro di Oda Eiichiro, che è quello appunto che ha scritto One Piece. E non si vede che hanno preso lezioni dallo stesso maestro, eh? No. Però diciamo che Oda è stato un po' più intelligente, sveglio, ha trovato come effettivamente scrivere un vero fumetto. Infatti Oda sta scrivendo solo quello, io mi sono letto oltre a Fairy Tail un altro fumetto sempre dello stesso autore di Fairy Tail che si chiamava, non me lo ricordo, comunque erano due numeri che facevano abbastanza schifo. No, aspetta, cosa mi sono perso? Perché parlate di Orochok? Che cazzo stai dicendo? Scrive sono stiticamente Matt, non stiamo parlando di Orochok. Vabbè, è pazzo questo. Dai, dai, sotto con le domande. Allora. Comunque, raga, davvero, 26 spettatori, non me l'aspettavo. Ridico grazie a tutti. Intanto, vediamo. Due nuovi commenti. Sono esteticamente Mark. Matt scrive Orochimaru. Ah! Che cazzo c'entra Orochok? Boh, vabbè. Stavo dicendo. No, cos'è che stavo dicendo di Orochimaru? Ah, sì, perché mi hanno chiesto che secondo te cosa nella prima serie di Naruto, quando si sono scontrati Jiraiya e Tsunade contro Orochimaru, chi avrebbe vinto? Chi avrebbe vinto se Orochimaru avesse avuto ancora le sue mani? Io, diciamo, ho sviato un po' la domanda dicendo che. Dobbiamo anche dire che Jiraiya non aveva ancora la modalità eremitica. E dobbiamo anche dire che adesso come adesso Orochimaru spaccherebbe di brutto Jiraiya perché ha la modalità eremitica di secondo livello, ha pure gli occhi delle mani. Quindi questo è quello che volevo dire. Prendo i commenti. Per Orochok intendevo Orochimaru, sì, appunto, grazie a Robba Rosbif. Giuseppe Carbone scrive: che cosa hai provato quando hai visto la potenza di Naruto Sage Mode? Edoardo Campi scrive: che dici ci sarà un'apparizione di Sakumo nella guerra? Allora, per rispondere alla domanda di Giuseppe Carbone, aspettate 2 secondi. Allora, questa è stata la mia reazione quando ho visto la Saga Mode, fin dalla prima modalità Kyuubi, quindi quando ancora non aveva fatto amicizia col Kyuubi. Questa è un po' stata la mia reazione. Poi quando l'ho visto che addirittura ci ha fatto amicizia col Kyuubi, cazzo, voleva andare in giro per le strade nudo completamente. Edoardo scrive:
pensi che ci sarà un'apparizione di Sakumo? Sakumo è il padre di Kakashi, giusto? Sakumo Hatake, sì, Sakumo Hatake, sì, Sakumo Hatake, Zanna Bianca. Potevi scrivere Zanna Bianca? Non lo so, sinceramente, non ci ho mai pensato, ma se non è apparso fino adesso, dico che possa apparire. Dai, lo chiamano tutti così, solo voi lo chiamate così, io non lo chiamo così. Grande Sakumo, magari, scrive Minato Namikaze, ma boh, non credo, però vabbè. Ricordate che parlando di Masashi Kishimoto, quello che sembra ovvio è quello che scriverà nel manga, quindi ragioniamo su questo. Roba Rosbif, che cazzo di nomi difficili che c'avete? Sakumo, magari. Steven Quigi dice: Steve, Madonna, sti nomi. Una domanda, ma seria. Ma visto che Kabuto ha fatto resuscitato l'omonimo con il Rinnegan. Wow. È resuscitato insieme ai Ta. Mi riscrivi la domanda che non l'ho capita. Ho visto che fa tutte le mosse possibili, perché Tobi non le sfrutta? E fa resuscitare Madara per bene. Non ho capito la domanda, scusami. Minato Namikaze scrive: Comunque tutti parlano di tutti e tutto, ma nessuno ha parlato di Rin. Qualcosina su di lei, che è successo tra Kakashi e Rin? Avevo parlato in un live di cos'era successo da Rin, però c'è ragione, abbiamo sviato completamente l'argomento. Quel figlio di... per Kishimoto ci ha dato tantissime emozioni che ci siamo dimenticati di parlare di Rin. Cazzo, vedete a fare i live tante cose che scopriamo? Allora, Rin, eravamo rimasti che era stata eliminata da Kakashi, giusto? Quindi, boh, ma è vero, cazzo, ce la siamo persa! Boh, non ti so dire niente. Non mi ricordo neanche più cosa avevo detto. Da quello che mi ricordo, cioè quel poco che mi ricordo era che Obito, quando era uscito dal coso creato con le cellule di Hashirama, era connesso in qualche modo, secondo me, grazie anche a un genjutsu che Madara stesso gli aveva applicato, era connesso in qualche modo allo Sharingan di Kakashi. Quindi è stato in grado, agli occhi di Zetsu, perché Zetsu volendo, perché se vi ricordate l'immagine in cui Kakashi uccide Rin, non era vista dagli occhi di Kakashi, ma di un terzo, che non era Obito. Quindi era possibile che c'era uno Zetsu connesso in qualche modo telepaticamente o grazie a Madara agli occhi o alla mente per l'appunto di Kabuto, o semplicemente un'illusione in cui si vedeva che Kakashi uccide Rin. Questo era quello che più o meno avevo detto. Allora, Steven Quijige scrive: Rosbif scrive: Quella puttana di Rin la odio a morte, credo, è inutile quanto Sakura. Wow, anche io. Steven Quijige scrive: Te la rifaccio, scusa. Giuseppe Carbone scrive: Secondo te se la tecnica di Obito e Madara esistesse veramente, saresti con lui, in senso, saresti favorevole alla sua tecnica, cioè di vivere la tua vita in un sogno? Diciamo sì e no, perché vivere un sogno è una cosa bella, secondo me. Però non essere cosciente di essere in un sogno è una cosa abominevole. E poi non sappiamo in che sogno effettivamente vuole farci vivere quel bastardo di Madara. La volevo fare questa domanda, scrive Emanuele Mercuri. Non gliela dava Kakashi e si è incazzato, scrive Edoardo Campi. Sono esteticamente una, scrive: ma roba, dai, no. Rin è molto più simpatica e utile di quella cagna di Sakura. Effettivamente ancora Kishi non ha chiarito la questione di Rin, e c'è il rischio anche che non lo faccia, perché stiamo troppo bene. Lorenzo Nabbo Zanchi mi scrive su Facebook: Ue, posso rubarti 2 secondi? Sono in live. Ma chiedi pure. Tre nuovi commenti. Allora, chi avrebbe potuto vincere la battaglia tra Nagato e Naruto? Stai scherzando? Cazzo, a parte che io mi taggo Nagato, se ti ricordi. Tempo fa, vabbè, se Nagato non fosse stato obbligato a rimanere in quella
quella macchina Nagato l'avrebbe massacrato. Naruto è stato davvero bravo nel combattimento. Ora come ora, io avrei seri dubbi sulla possibilità che Naruto potesse vincere, anche tenendo conto comunque del fatto che Naruto sia Sabbia Mobile, perché Nagato ha ripreso il suo corpo e solo nel suo corpo cioè, tiene dentro tutte le abilità del vero Pain, cioè tutti i Pain. Fabio Pane Stiverza o Lucy? Lucy? Perché in tutti i manga i figli diventano sempre più forti dei padri, o comunque più forti di quando avevano la loro età, è perché la legge del manga shonen. Uno per essere idolato ancora meglio di quanto succedeva al padre, ovvero realizzare effettivamente uno dei sogni del padre stesso, deve diventare più forte di quest'ultimo. Allora, Lorenzo Nabozanchi mi scrive che hanno aperto proprio, cioè devono aprire in questi giorni una fumetteria, anzi lo facciamo venire a sentire live. Aspettate 2 secondi. Allora, wow, Games Academy. Ok, intanto continuiamo a rispondere alle altre domande. Scrivimi quando ci sei. Ok, allora, dicevo, Lorenzo Zanchi mi ha scritto su Facebook e mi ha detto, per tutti quelli che siano di Bergamo, o se conoscete gente che sia di Bergamo, o Milano, provincia, fate spargere la voce, hanno aperto da poco o devono aprire una nuova fumetteria, che sarà proprio cioè, vicinissima alla stazione e diventano Games Academy, che è una delle fumetterie più famose in tutta Italia, non so se lo sapete. Niente, passate perché ho conosciuto lui, ho conosciuto chi ci lavora, sono davvero gente molto simpatica, quindi comunque la fumetteria non è solo un posto in cui andare e comprare fumetti, quindi fateci un salto se siete di zona, oppure. Quanti sono di Milano provincia? Ho già provato a organizzare un raduno, ma purtroppo è andato un po' male, ovvero ci sono state 2 persone. Quindi se mi promettete che siamo un po', organizziamo un raduno per un sabato e ci troviamo tutti a Bergamo in fumetteria. Zankan scrive, hai visto Ultimate Ninja Storm 3? Cosa ne pensi? Lo prenderai? Non lo so se lo prendo perché sono un po' corto di soldi. Sto mettendo via i soldi per il Lucca Comics e voglio comprare 1 miliardo di action figures. Comunque, il 2 marzo ci sarà l'evento dell'apertura della fumetteria di prima. Dicevo, sto mettendo via i soldi per il Lucca Comics, che sono lì. I soldi per Pokémon X e Y, che sono un po' più in qua. Poi lì c'è un'altra cosa. No, non mi ricordo. Vabbè, sto mettendo via i soldi per un'altra cosa che non mi ricordo cos'è. Ah, per il cosplay. Sto mettendo via i soldi per comprarmi un cosplay. Non so ancora che cosplay farò. Sto decidendo se fare Miku o dei Vocaloid o uno dei Senzia. Boh, come forse mi farò il tatuaggio di Sasuke, ovvero del segno maledetto a giugno. Forse farò un cosplay di Sasuke, quindi sto ancora optando un po' le idee. Comunque, se siete tanti di Milano e mi date conferma che potremmo organizzare un raduno a Bergamo, tutti insieme, lo organizziamo, mi contattate, metto il mio link del mio profilo, facciamo un nuovo gruppo, ci organizziamo, facciamo tutti un bel raduno, andiamo in fumetteria a comprarlo, a comprare fumetti. Io sono di Roma, scrive Robba Rosbif. Sono stiticamente matto, scrive bella roba, pure io. Quindi niente, purtroppo. Senza lo Sharingan, scusate, lo dice anche lui, non riuscirebbe a usare con precisione mille falchi. Io ho un cosplay di Suski. Ah, riferito alla domanda di Giuseppe. Se Kakashi non avrebbe acquisito lo Sharingan, avrebbe potuto affinare la tecnica del mille falchi, ma non penso proprio. Come non sarebbe diventato un ninja leggendario? Lui è leggendario per essere i Poppy Ninja. Ricordo a tutti quelli che sono saliti da poco di iscriversi qui sotto, a Luca Bramati, iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati. Sono del Lazio, sono tutti di Roma qua.
Quindi ha tutti i burini, state. Però basta fare pirla. Comunque. Dai, dai, sotto quelle domande ci... Vi state ammosciando troppo, vabbè. Vabbè. Io invece sono di... Adesso de Milano. Madonna. Dai. Invece Sakumo è... Roba Rosbif scrive sì, l'allero, tralla, l'ero. Invece Sakumo è potente di suo altro... Di, Edoardo Campi scrive... Ah, ok. Invece Sakumo è potente di suo altro che Kakashi. Vabbè, in effetti. Minato Namikaze scrive, ok, faccio una domanda, ma se... Grazie. Ma secondo te è vero quello che diceva Sai, cioè che Naruto ce l'ha finito? No, ma Naruto... Sai, diceva che Naruto ce l'ha piccolo, ma poi gliela... Cioè, Naruto gliel'ha tirato fuori alle terme. Posta a Fibreno in provincia di Frosinone. Ciao, figo. Dai, sentiamo, cosa ne pensate di politica? Come sta andando la politica italiana ultimamente? Sapete che ho iniziato a studiarmi la mitologia nordica, ovvero... Tutte le leggende di Asgard, Beowulf, sono una figata. Avendo finito appunto quella, la mitologia greca, adesso sto iniziando con quella nordica. Robert Rosbif scrive: calmatevi. Perché calmatevi? Perché calmatevi? Vabbè. Una nuova richiesta di amicizia, Riccardo Giacometti. Se qualcuno mi ha aggiunto, mi scriva su Facebook, perché almeno capisco che è lui. Dovete trovarmi su Facebook, basta che cercate Luca Bramati tra parentesi AQ e lo trovate. Dove hai comprato la chiave? È bellissima, la chiave l'ho comprata nella mia fumetteria e sabato andrò, o sabato direttamente domani, andrò a comprarmi quella della Vergine e dai pesci. Io sono cancro, però sinceramente non ne sbatto da insegnanza di sinistra, quello sinceramente. Quindi, Roba Rosbif scrive: politica si mangia? Ah, uno schifo, bella sta. Conosci Defense Devil? Oppure Alive Evoluzione Finale? Aspetta che do un'occhiata su Google. Una nuova richiesta di amicizia, Stefano Rocca. Dai, cazzo. Defense. Devil. No, non ce l'ho presente purtroppo. Però se me lo consigli, un'occhiata ce la do volentieri. Perché quindi, se attenta nel mio caso, li vado a vedere. Al posto di pensare al costo di Naruto, pensa alle tette di Tsunade. Sono 106 centimetri. Quindi... Allora, per il fatto dello Sharingan, comunque bella come cosa, Barney. Giuseppe Carbone scrive: per il fatto dello Sharingan è lo stesso di per Sasuke? No, perché Sasuke ha l'abilità innata dello Sharingan. Kakashi, utilizzando lo Sharingan, invece ha effettivamente migliorato quelle che invece erano le sue doti naturali. Kakashi, ricordo che comunque era già considerato un genio, ai tempi. Cioè, Kakashi senza Sharingan era già diventato Genin. Boh, comunque di un rango superiore a quello che sono Naruto e Sakura adesso. Al rango di Shikamaru. Solo che lui era diventato a 10 anni, o a 12. Cioè, era davvero un genio. Poi, ottenendo lo Sharingan alla morte di Obito, è migliorato un pochino. Quindi, se per caso si candidasse il figlio di Berlusconi, sarebbe veramente la fine. Buono! Se vi piace la politica, ragazzi, vi consiglio un canale... andate tutti sul canale di Breaking Italy, se non lo conoscete siete dei ragazzi con minoranze a livello mentale, davvero parla di attualità, fa un video al giorno, non so come cazzo fa. Vediamo le altre domande. Luca Stacco che vado a prepararmi baccalà con i porri. Grandissimo come sempre, continua così. Ciao Ivana Rute, Marta One Piece, ciao a tutti. Ciao.
Ciao Minato, comunque no, merda One Piece, no, no, è meglio One Piece di Naruto, anche se tutti preferiscono Naruto, secondo me. Cioè, soprattutto qua, perché la nostra parte non si chiama Naruto e One Piece, Dragon Ball e One Piece, si chiama Naruto e Dragon. No, dai, non mi puoi dire merda One Piece, non mi bestemmiare per Dio. Barney Fife, ha 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 ha. Defense Devil, 100 meravigliosi capitoli, si legge veloce, disegni spettacolari e trama avvincente. Ti ricordo che io sono più appassionato di shoujo, quindi manga d'amore. Sai fare disegni sui manga? Cazzo, se volete vederli basta chiederlo. Ricorda quelli che sono connessi ora di iscriversi. Ragazzi, scusate se scrocco iscrizioni così, però ne necessito. Tanto la partnership è la Dai, dai, dai. Se volete vedere i miei disegni, ok. Sono semplicemente una scrivere, voglio vederli. Ok. Aspetta, intanto, allora Kabuto resuscita con l'Edo Tensei Nagato. Perché Tobi non sfrutta l'abilità di Nagato, visto che era, per modo di dire, vivo e poteva utilizzare la sua abilità per far resuscitare Madara? Non... Cioè, allora, è tutto un casino. Non ho capito niente della domanda, ma comunque non si capisce molto neanche sta cosa nel manga, quindi... È così e basta, diciamo. È uno, uno dei tanti motivi per cui Naruto è inferiore a One Piece. Cazzo, One Piece ogni cosa è spiegata. Naruto no. Io se c'è la tua verità con la matita. Allora, diciamo che adesso comunque sto facendo un corso di disegno serale che va al di fuori del manga, ovvero del disegno artistico classico. Adesso la professoressa sta facendo fare questo. Io purtroppo sono ancora... non ho ancora fatto. Sto lavorando da neanche 2 ore. Poi vediamo. Finito da poco questo. Vediamo se ritrovo l'originale. No, non c'è l'originale, comunque questo è quello che è. Quindi questo c'ho anche l'originale. Mamma mia che lampo di luce. Questo è l'originale, questo è il mio. Ma perché quando tolgo il disegno c'è sta luce? Adesso vi faccio vedere gli altri. Sono semplicemente maschi. Oh. Vediamo. Qui c'ho Hyoga, ovvero il cavaliere del cigno. No, perché devi fare questa luce? Qui c'ho Ozu Vesalius di Pandora Hearts, fatto in 10 minuti, quindi fatto abbastanza di merda. Ah, ecco, ho trovato l'originale del disegno di prima. Cazzo, perché si vede così diversamente? No, 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 non va bene. Poi mi prendete per scarso con la matita. Questo è un po' più scuro, mi sa. Lo scurirò, ve lo prometto, lo scurirò. Ecco dove erano i compiti di matematica. Ok, ho trovato i compiti di matematica. Questo è un altro disegno fatto a scuola d'arte. Una merda. Poi mi toccheranno anche gli altri. Questo è Shun, vero Andromeda. Non commenti. Not bad, molto bello, grazie. Questi invece sono stati, diciamo, i miei primi disegni. Questo, infatti si vede che sono fatti abbastanza male. Poi qui ci sono un po' di cibi, tipo questa. Questo è stato il mio terzo disegno, credo. Mano sul viso. Ariel, la sirenetta. Qua c'è Luffy. Disegnato molto chiaro, quindi si farà fatica a vederlo. Kawaii. Qua c'è un altro disegno fatto al corso d'arte, utilizzando il tratteggio. Del tumo si vede che è tutto tratteggiato. Qui c'è un disegno che ho fatto in 10 minuti. Mi ho tagliato una mano perché non ce l'ho voglia di stare a farla.
Kazushika. Ricordo che Kishimoto disegnava molto diversamente nella prima serie da come disegnava Shippuden. Infatti Itachi potrebbe sembrare strano, però se vi faccio vedere Itachi com'era effettivamente Shippuden nella prima serie, mi sa che vi scandalizzate anche voi. Questo era Itachi nella prima serie. Qui c'è una parte di Another, ovvero un manga horror molto bello. Con cui è scritto: lo uccideremmo, saremo veramente in grado di ucciderlo. Ok? Qui è Natsuki di Anedoki. Luce! Ma come guarda sti merda? Qui è boh, l'ho fatto a cazzo in classe proprio. Non so neanche perché li tengo. Questo è. No, questo non ve lo faccio vedere totalmente. Mi prendete insulti. Altro Luffy. Quando esce nel primo episodio dal barile. Aku stile prima serie. Non sembra giusto, ma è così, fidatevi. Ecco, questo è un capolavoro. Mi faccio i complimenti da solo per tutti i particolari che ci sono. Innanzi a Naruto. Zoom per farvi vedere i particolari. Ok, voglio tanti complimenti e tanti mi piace per questo. Qui c'è un occhio fatto a caso, girato verso il basso. È tipo così. Il nostro Madara Uchiha. Non lo so, anche questo l'ho fatto a caso senza copiare niente. Infatti, non è. Ed ecco voi il mio primo disegno! Poi ce ne sono altri, eh. Questo è stato il mio primo disegno manga. Tantissimi Itachi. Mica potresti spiegare bene come fare le ombre, anche io faccio qualche disegno, secondo mi matto nelle ombre, sto un po' in crisi. Scrive Giuseppe Carbone. Dipende per se sono ombre per manga o per disegno artistico. Le ombre dei manga, se vai a guardare bene, sono tutte fatte per contratteggio, ovvero. Aspettate che vi faccio vedere da vicino. Prendiamo un foglio, non questo. Allora. Ok, foglio bianco. Inizi tirando tante righe, anche una stac bella staccata dall'altra, che si noti, ok? Poi, man mano che andrai a scurire, se vuoi fare una parte più scura e una un po' più chiara, farai sempre più righe, cioè, la prima la fai così, la seconda la fai così, la terza la storti, in modo che comunque andrai a ricoprire sempre più spazi. Man mano che vuoi andare a schiarire l'ombra, farai sempre meno righe, fino ad arrivare a una riga appena appena molto chiara. Quindi questo è un po' il disegno dei manga che si fa nei manga, l'ombra dei manga. Se no, fai tanti cerchi piccoli piccoli uno vicino all'altro, però ci vuole un bel po' di più. Cioè io questo qui, questo l'ho fatto tutto con quei piccoli cerchi che ti sto dicendo, ci ho messo 12 ore a farlo. Questo è l'originale. Allora, vediamo. Qui c'è un altro dei miei disegni più belli. Perché non hai vinto il contest su Facebook, sulla tua pagina? Perché non ci ho partecipato. Diciamo che non ci siamo permessi di partecipare. Comunque, c'erano disegni anche un po' più belli dei miei. Qua c'è Zabuza. Che finisce da bene. Questo è stato un altro dei miei primi disegni, infatti si vede che facevo abbastanza schifo. Qui c'è un resto mio di Ariete, però raga, ho dovuto farlo per farmi perdonare da un'amica. Un Darusaku Scrauso. Questo è per farti, Giuseppe, per farti vedere l'ombreggiatura di prima tratteggiata. Qui si vede molto bene. È un personaggio di Troy, il manga. Ho letto il fumetto di Troy. Qui se vedi, è fatto tutto tratteggiato.
E poi sono andato a fare più righe sulle varie parti di questa riga. Poi un disegno che ci ho messo, fai 2 ore solo per fare i capelli. Fogli vuoti. Qui c'è un Naruto in crisi. Abbastanza di merda. Qui c'è un chibi incazzoso. E infine un po' di occhi fatti a caso. Basta. Questi erano i miei disegni. Ok, sì, mo mi tocca mettere... Vi odio, ragazzi. Vi odio. Non è vero, vi voglio tanto. Bene. Messaggio su Facebook. Sara che ha inviato un messaggio. Sara Franchini. Complimenti per il disegno di Zabuse. Grazie. Io per le ombre uso la sfumatura con la 2B. Sì, anch'io per disegnare uso, faccio lo schizzo, la bozza con la HB o la B, la B. Poi inizio ad andare sulla 2B o anche 4B a volte. Cioè, non a volte, quasi sempre. Dai, ci stiamo perdendo dall'argomento manga, sotto con le domande sui manga. Ah, raga, per voi che magari non lo sapete, ho aperto un contest che rischia di essere chiuso perché ci sono pochissimi partecipanti. In poche parole, ho messo un link sulla pagina di Naruto e Dragon Ball in cui c'è il link di un'altra pagina. Se andate su questa pagina ci sono scritte le regole del contest. E questo contest consiste nel fotografare con non più di 3 foto la vostra collezione di manga. Quando arriveremo a boh, 30 persone che hanno inviato le foto, inizieremo a pubblicarle e vi dovrete far votare dai vostri amici. E il vincitore riceverà un premio che, cioè, ognuno potrà sceglierselo fra vari premi che noi vi diremo. Quindi, se avete una bella collezione, o comunque bella nel senso anche che fa abbastanza cagare come la mia, ci sono neanche 200 fumetti, partecipate che tanto ci divertiamo a commentare, a vedere. Poi magari facciamo un live tutti insieme in cui ognuno commenta la sua collezione, oppure mi mandate dei vostri video, io li monto tutti insieme, faccio un video unico. Alberto 89 Soul scrive: eccomi, ciao Luca. Ciao Alberto. Luca, comunque sono sfondo giallo. Ah, ok, bella. Sono esteticamente mazzi, scrive LOL, figata. Lo so, viene da me l'idea. Accettato. Cosa ne pensi delle capacità del secondo Mitsuki? Ah, lo sgorbio. Boh, sinceramente non mi sono mai interessato e non me ne sono neanche andato a vedere. Minimo mi sono sporcato di graffite la faccia. Non la faccio più! Mamma mia, che sono stanco. Ragazzi, quanti di voi sono andati a scuola oggi? Nuovo commento. Sì, ti prego, il live tutti insieme, figata. Guarda che roba, se vuoi entrare anche adesso ti faccio entrare, non è un problema. Basta che mi scrivi su Facebook o non lo so. Chiunque vuole... Raga, ricordate, quando volete entrare in un live, me lo scrivete, mi fate solo un favore, perché parlare a uno schermo è più... Cioè, parlare con qualcuno è più divertente e eclatante che parlare a uno schermo. Anche se so che comunque ci siete dietro voi che mi rispondete, che mi ascoltate. Alberto89 Soul scrive: io ho lavorato e io invece sono andato a scuola, ma ho sentito due amici, mi fa che, non, che, era, che erano solo loro in classe, lo rifaccio sentire, torno a casa, ma non so gli età. Allora. Ricordo, se volete entrare in live, venite pure. Io, Zanka, non andato a scuola, la mia collezione è povera rispetto a quelle che ci sono. Fregate! Non è un problema, tanto non c'è niente di male, alla fine magari se
sai più cose te pur avendo una collezione molto più piccola. Cioè, anch'io ho una collezione piccola, però comunque so, penso di sapere abbastanza cose sui manga. Te mi stai dicendo che posso entrare in questo live? Se vuoi, se non hai vergogna, sì, però all'inizio fidati che ci si caga in mano. Cioè, adesso tu dici, eh no, io entro. Poi è un'altra cosa, davvero. Dai, davvero posso entrare in live, Steve Edoardo, su Facebook. Raga, se volete, basta che non siete 500.000, io vi faccio entrare. Luca, sei di Milano? Sì, si sente. Io, il mio liceo del cavolo non è a seggio. Ok, sei andato a scuola. Magari io potrei anche, ma sono in uno stato abbastanza pietoso. Vabbè, basta che si gnocca. Poi per il resto. Magari la prossima. Va bene. No problema. Roba Rosbif, comunque aggiungimi su Facebook. Sono Luca Bramati, tra parentesi, Aku. Vediamo se riesco a far entrare qualche mio compagno di live. Davide. Allora, Davide, per chi non lo conoscesse, è il mio fidanzato su YouTube. Ovvero, quello che facciamo lo facciamo insieme io su YouTube. Ecco, infatti mi ha appena scritto e mi fa passami, ok, vieni. Volevo chiederti, tu vai al Cartoon X Fiera Milano Roma a marzo? E me lo chiedi, certo che ci sono. Ci sarà anche Davide. Dai, sarebbe divertente un live, più siamo meglio è. Va bene tutto. Secondo te Nagato amava Conan? No. Conan è lesbica e Nagato è mezzo ricchioncello. Eccolo! È arrivato il mio fidanzato di YouTube. Dov'è? Ma ciao. Mamma mia, che capelli, hai studiato fino adesso. No, ho smesso con il dizionario di latino. Stavo disegnando. Si vede. Sai che mi hanno chiesto di farmi vedere i loro disegni? I miei disegni. No, sono orribili, ragazzi. Sì. Infatti tutti mi hanno fatto i complimenti, mi hanno detto, fai schifo, eh. No, non mi hanno Davvero? detto. Non No? scrivere fai schifo. No, mi ha detto wow, sei bravissimo. Oh, comunque, raga, io direi di salutare tutti Davide. Giusto, passami il link di YouTube in chat. Sì. Sai che prima c'erano connessi 30, 35 persone? Passami il link. Te la mando, mo, minchia. E stoppa YouTube perché si sente fin qui. Sì, con calma, madonna. Si Dai, vede. salutiamo tutti Davide. Comunque, intanto scrive roba Rosbif. Subito capitano, grazie. Cosa ne pensi di Conan come personaggio? A me piaceva molto. Davide, tu cosa ne pensi? Di Di chi? Conan, non Conan il detective, Quale Conan? Il barbo? eh? O stronzo, Conan la tipa di Nagato. Ah, quel co... Ah, ma... Ah, perché si parla di Naruto qui? Beh, allora... comunque la tipa di Yahiko, non di Nagato. Sì, è quello che ho detto anch'io, io non ce la vedo Conan con... Beh, che insieme a te Mari sono le due più fighe di tutto Naruto. Cioè... Non c'è molto... Prima hanno detto che se morisse Sakura, Sì, fareste festa? organizzerebbero alcuni di loro organizzerebbero tutti insieme una specie di pizzata mega galattica con erba, alcol e chi più ne ha più metta. Ragazzi, vengo anch'io, dove, quando? Vabbè, la organizzo io a questo punto. Ci organizziamo, ci troviamo a metà fra Brescia e Milano. Allora, vai anche da me domenica con 17, così forse ti becco. Guarda, io sto a 40 minuti da Milano, quindi non è un problema andare al Ro. Tu sei a 40 Davide, minuti vieni da Milano, non sei tu. al Cartoon X lì. Eh? Aspetta, guarda i commenti. Alberto89 Soul scrive: ciao Davide. Edoardo Campi scrive: ciao Davide. Roba Rosby scrive ciao Davide, XD. Arni scrive ciao Dave. Giuseppe Carbone scrive ciao Davide. Sono esteticamente Matt scrive ciao Davide. Aspetteremo la Io morte della adoro i tuoi seconda. iscritti. Eh? Adoro i tuoi iscritti. I miei mi stanno Allora, antipatici. I miei non sono così. Ci ma perché i miei mi vogliono bene? credo perché tu spammi come un porco i tuoi video. Vabbè, c'è una pagina da 21.000. Allora,
Commenti di nuovi. Davide, vieni anche tu alla festa. Aspetteremo la morte della stronza. Invitati tutti. Dai, ok. Invito tutti se muore Sakura. Promesso. Però, raga, voi siete di Roma. No, Dovete venire aspetta, aspetta. questa. Se muore Sakura, mi tatuo dove, aspetta, tipo qua, il volto di chi la uccide, tipo. Io prima di tutto però andrei a sputtanare la Gloa e la Gio. Sì, tipo, va bene, lo faccio qui dove lei ha il segno, lì così tanto più poetico. Direttamente sulla loro pagina. Tipo, poi magari uccide uno brutto come Kakuzu, l'aborto. Ma sai che, non so perché, non mi fa vedere YouTube, non mi fa Fuori, aspetta vedere un secondo, mi fuori, sono in diretta, il fuori. live. Cioè, Aspetta che oh, devo se piccolare. qualcuno ci sta guardando, mi dica, no, perché sono qui su YouTube, però non mi fa vedere il live. Mi dice, il tuo browser non riconosce alcun formato video Ti disponibile. saluto mio fratello, Davide. Ho sentito Aspetta che non mi ricordo già più come si chiama, me l'avevi detto, Francesco. Mirko, idiota. Vabbè, ma se troppo uguali i nomi. Ok, allora, non mi commenti. Come posso essere aggiunto al live? Basta che ce lo chiedi. Pure se Alberto sono 89 a Roma, su, spia già. Milano. Spia già, fiducia. Vengo anch'io. Ti vedo a Barosby. Davide è scomparso, vabbè. Comunque, Alberto, se vuoi entrare in live, basta chiedere. Scrivicelo qui. Mi contatti su Facebook per messaggio privato, non lo so, su YouTube. Ti mando il link e ti faccio entrare. Così ci fai vedere la tua collezione, magari. Boh. Dai, voglio farmi una figura di merda. Ci facciamo una statua a chi la uccide. Sarebbe ancora più figo se la uccidesse Naruto. Naruto Sasuke. Io dico che sarebbe figo se la uccidesse Naruto e basta. Allora, vediamo. No, la richiesta d'amicizia. Non vi confermiamo le precedenti. Dai, su, entro anche io se posso. Oh, Sì, aspetta ma... un attimo che devo mettermi a posto YouTube. Davide! Vabbè. Ho un piccolo problemino con YouTube. Sì, ne fa faccio entrare due nel live. Allora, Alberto 89 Soul, senti, mi hai aggiunto su Facebook? Se sì, mi iscrivi e ti do il link. Sasuke ci ha provato a ucciderla, ma non ci è riuscita, in effetti. Purtroppo non posso entrare in live perché non ho la webcam. Luca, pensaci tu. tutti per la morte dell'inutile. Vai. Sciacca. No, non la faccio entrare. Davide, se mi senti, facciamo entrare la Gloria. Gli diciamo che stiamo sfottendo Sakura con un gruppo di gente che vuole uccidere Dov'è che Sakura. sono Gloria e Giorgia? Ah, Gloria è connessa. Cioè, ci sta guardando. no, è su Facebook. Di venire. No, no, cincula, Davide, cincula. Tranquillo, glielo passo io il link. No, ma non farla entrare direttamente, su YouTube. No, io non la voglio in live quella. Ovvio, se no ci insulterebbe. Sono stiticamente matto, ci prova spudoratamente con Rosbif, scrive Rosbif, prendiamo il treno insieme. E Matt. Basta fare il coglione. Raga, vi ricordo che per entrare in live dovete avere Google Plus. Se no, non potete entrarci. Infatti, adesso vedo che Edoardo ha già visualizzato il link, ma non arriva. Edo, se non c'hai Google Plus scaricato, non puoi. Luca ti ha mandato l'amicizia, scrive Alberto89Soul. Ah, perché roba è femmina? Eh sì, che ti emo, fa finta di non saperlo, chisto. E sono esteticamente matto, certo. Tipo roba Rosbif.
Oddio, è una tipa a cui piace Sakura. Sono due le tipe a cui piace Sakura. Anzi, già che ci siamo, cercate la pagina. Piacere di conoscermi, puoi chiamarmi Otaku. È una pagina che amministro da poco, ma davvero è bellissima come pagina. Abbiamo neanche 2000 fan, quindi è ancora meglio perché ci si può conoscere meglio fra amministratori e fan. Anzi, io chatto tutti i giorni con due o tre dei fan perché ci stiamo simpatici. Quindi passate, piacere di conoscermi, puoi chiamarmi Otaku. E c'è anche Davide negli amministratori. Sono stiticamente una scrive, ah, te lo giuro, non lo sapevo. Sì, va bene, va bene. Va bene. Ha scritto prima, sono messa male, sono conciata male, non posso entrare in live. Non lo sapeva questo. Dai, dai. Dai, sono stiticamente un attivo, tanto bene. Edoardo scrive, mi dice che l'account non è supportato e sono cretino di scaricarti Google Plus. Tanto speriamo che non arrivi. Voi sapete chi? È entrato qualcuno? Ecco, perché siamo Perché in sei due, l'uomo alla fine? Davide? Perché ci sono due Davidi? Ragazzi, io conosco la tecnica superiore della moltiplicazione del corpo, non ci sono storie. Basta, basta, sei superiore ormai. Butta fuori l'altro. Come faccio? Clicchi sopra, butto fuori. Faccio io, ignora. Ma Ciao, lasciamo scusa stare il che se lo butto ritardo, ma fuori devo anche fare la chat. Oh, aspetta, nuovi commenti. Zankan scrive, Kirito è amico mio, l'admin della pagina. Kirito, cazzo, Kirito c'ha cioè, in mente un buon quella di fare un anime tutti insieme. manga. Sì. Da Iki Omine scrive, ciao, scusa il ritardo, ora fare la cacca, leggi uno di questi manga. Quali? Aspetta, tirati su un attimo con la testa. Girati dall'altra parte. Perché? Guarda la tua destra. All'orecchino. Certo che c'è l'orecchino, da una vita. L'ho Ah, non lo sapevo. Con tutti i like. frequentatore fino a 6 mesi fa, cazzo, ho un centimetro di buco c'avevo. Io avevo solo 5 e mezzo. Mi sento inutile. Ovvero, non centimetri, perché se no. Alla Kuroko no Basket, Toriko, Hunter x Hunter, Codebreaker, Codebreaker no, Hunter x Hunter no, Io Kuroko no non so Basket, più Kuroko no niente. Basket devo prenderlo appena vado in fumetteria. Sono andato il giorno prima che arrivasse. E Toriko, beh, Toriko sì. Allora, Kuroko no Basket, io non sono dalla parte dei manga sportivi, quindi lo Ma conosco è bello perché sul basket sono fatti sta bene, tipo un altro manga sul basket, dai, dammene uno. Slam Dunk. Beh, a parte Slam Dunk mi sa che non ce ne sono molti. Toriko ne parla Davide perché Davide Toriko è un gran pezzo di manga. è un. Davide è innamorato di Toriko, Hunter x Hunter è una figata paurosa, Ma Codebreaker. Hunter non mi ispira. No, Hunter x Hunter è bello, eh. Poi quando entra nel videogame alla fine della prima serie. È bello bello, citazione di Luca. Codebreaker lo conosco, ma. Anzi, sì. La Gloria mi aveva scritto tipo Cell, ma non l'avevo visto. Comunque, Codebreaker lo conosco ma non ce l'ho presente, sono sicuro di conoscerlo. Boh, è Anzi, finito al da nono al poco. decimo, mi pare, un po' di tempo fa. Eh? Era finito un po' di tempo fa. O al nono, al decimo, qualcosa mi pare. Proprio fuori. Comunque, Boh, il culo. tema era parliamo di Naruto 2. Eh? Il tema era parliamo di Naruto 2. Sì, ma sono 2 ore credo che parlo di Naruto. Bella Peppa. Cioè, tipo, bisogna parlare delle cose importanti. Allora, Naruto va con Hinata. Poi, Arrivo. chi c'è? Beh, Shikamaru deve andare con Temari, perché o Temari, chiamate come volete, perché ci sta. Ci deve stare, cioè. Wow, novità, novità, novità. Rifanno Final Fantasy No. 10 per PS3. Cosa? Per i malati di Final Fantasy rifanno i 10 di Final Fantasy X, lo rifanno per PS3. Perfetto, che lo so, muoio di gioia. Comunque, guarda il commento di Francesco Nencini. Quando
Quando avevo 16 anni avevo appena iniziato a leggere Naruto, sono stato morso da una vipera. Ho aspettato invano per mesi che mi spuntasse il segno maledetto. Comunque, secondo te, cioè, Shikamaru deve andare con Temari, cioè, ci sono quelli che dicono che deve andare con Ino. Sì, non so perché mi perdo nelle questioni di chi deve andare con chi, però, cioè, in tutte le pagine di Naruto fanno tutte le coppie, cioè, devo Vai, vai, guardare. vai. Allora, aspetta che io prima ho visto una cosa che non ho capito cosa aveva detto. Allora. Cioè, io ho visto gente che, e ce n'è tanta, vuole tipo Sasuke con Naruto, Choji con Shikamaru, Io ho Gai questa con impressione, Kakashi. Cioè, ok che Gai con Kakashi, vabbè, è Gai, quindi ci può stare, di è nome di fatto. Gaio. Cioè. Io voglio Sasuke con Naruto, scusami. Mirko. Porca troia! Ecco, la finezza di Luca mi sorprende ogni giorno di più. Ma tu sei un yaoista, cioè, ma non ti capisco cosa trovi di bello negli yaoi. Oh, sono teneri. Comunque, leggiamo Ciao. le domande. Dai, zitto, leggiamo le domande. No, meglio gli Per Yui un piuttosto. futuro. Allora, è carino Kuroko no Basket. Mirko, basta! Minchia, basta! Vedi perché io voglio uccidere mio fratello? Vedi perché? Poi cazzo, poi mi dicono che sono pazzo. No, io non sono pazzo, è lui che mi fa impazzire. Vieni. Giusto. Allora. Sempre con i fratelli. Oh, aspetta, tu sei il fratello più grande, io sono il fratello più piccolo. Do ragione a Milko. Vabbè, ho capito, scusami. Sì, Voglio ammazzare. Allora, Kuroko no Basket, no, Slam Dunk, Hunter Hunter, scrive sono staticamente matto, Hunter Hunter col cuore. È carino Kuroko no Basket, il primo mi ha preso, sono andato avanti col capitolo interessante. Vediamo. Daiki Aomine scrive: Bravo Davide, stima Luca, ti consiglio il remake dell'anime di Hunter x Hunter. Il 14 aprile fanno la saga delle Chimera. Hunter x Hunter è l'amore della vita di un mio amico. Prima o poi mi ucciderà se non lo vedo. No, va visto, davvero Hunter x Hunter è bello. Quando avevo 16 anni, ah, l'ho già letto. Kiba si accoppia col cane. Wow, Davide, sei morto? Cioè, non è che muoio, eh. No, mi è piaciuto Kiba sia Sì. coppia col cane. No, Giuseppe aspetta, Giacomo no, scrive guarda gli ultimi sì. commenti. No, che qui si parla. Mo, sto leggendo tutti. Francesco, Roba Rosby scrive Francesco, grande. Ok, ultimi commenti. Hinata X Naruto è un po' scontato. Il Sasunaru è il più shippato. No, Yuri, al massimo Yaoi. Infatti io sono Yaoista. Scontato ma non mi piace. Francesco scrive, Luca, se sei uno Yaoista ti stimo ancora di più. Sì, cazzo, sono Yaoista. Cazzo, mi devo far No, no, vedere. adesso questo live che si parla di Naruto si parla Yaoi e Yui adesso, no, perché scusatemi, ora voi che guardate Yaoi, ditemi perché io non lo comprendo cosa ci trovate di bello, cioè, forse le Allora, ragazze, cazzo! posso capirle le Innanzitutto ragazze, io ho ordinato uno Yaoi, ma i proprio io. ragazzi come lui, come fanno, cioè, oddio, suppongo siano Adesso ti ragazze, spiego ma perché io cosa ci leggo trovate di Yaoi. bello? Adesso te lo spiego. Allora, Ok. quando tu sei a Lucca Comics, trovi una tipa sul pullman. La tipa è abbastanza figa, no? Piacere Luca, piacere Pinco Beatrice Palla. Bucca. Zitto. Piacere Pinco Palla. Come va? Cioè, cosa ti piace fare? Inizia a conoscerla. Che manga leggi? Risposta mia. Guarda, soprattutto, cioè, mi piacciono un po' gli shonen come Naruto, però vado molto sugli shoujo per i manga d'amore, e ultimamente mi sto prendendo bene con gli yaoi. Reazione. Leggi gli yaoi! Sei un grande! E io, lo so, così. Cioè, vuoi scoparmi? Sì! Fine, finisce lì. Cioè, è per quello soprattutto. No, però comunque, adesso seriamente, gli yaoi sono... No, mi è piaciuta la scena. È d'amore, però Sei è... un grande. Lo so. Era una bella scena. Allora, ti capisco, anche io ho una sorellina minore che ucciderei a volte. Ora si degenera nello yaoi, dai. Aspetta, scusa, cos'è lo yaoi? Giuseppe, non te lo diciamo. Guarda, te lo spiego brevemente. No, cioè, non posso spiegarlo, Te lo faccio vedere io cos'è lo mi yaoi. disgusterei da solo.
Aspetta. Lo trovo. Questo è lo Yahweh. Ok? E il manga in questione si chiama Uragiri, se ti interessa. Davide, sei morto? No, un po' mi zittisce il tuo yaoi, voglio dire. È tutto un metodo per rimorchiare le ragazze, c'ha ragione, sono esteticamente matta, roba tipo Seikai e Junjo, la roba Io Junjo ti batto romantica, stilicamente più o meno. zitto, zitto, Junjo romantica, Junjo. Ok, Seikaichi, Seikaichi. Come fai a non sapere che roba è? Vabbè, o c'è chi comunque. Dicevo. Mi Ma riesce a va, scrivere capito sta tua tipicamente. ignoranza? Come fai a non sapere che roba è? Beh, io sinceramente lo capisco, voglio dire. È come quelli che dicono. Non mi viene un esempio azzeccato, cavolo. Ci devo trovare un esempio. Adesso Una voglio cosa. Ok, sentirla, proprio che dici. cioè, insomma, è una cosa così orrenda che il tuo corpo lo sa e non te la vuole far conoscere. Quindi è una difesa interna. Insomma, Beh, per te la voglia di figa è orrenda. nelle immagini che mi passi tu, io vedo tutto tranne che quella. Scusa, eh. È vero, perché lo ammetto, io passo a Davide delle immagini abbastanza yaoi, ma per il semplice Siamo fatto che io non dove posso stare siamo io e con lui uno sopra l'altro, ma proprio io e Luca, proprio. te. Io e te realmente, cioè proprio Sì, siamo sì. le nostre fisiche metà, cioè le nostre fisiche Yaoi in realtà. the real life. Comunque, ricordo a chi non l'ha ancora fatto di iscriversi qui sotto al mio canale. Se invece scrivete Davide Scotti o The First DVV, trovate il canale di Davide, che comunque dovrà chiudere per aprirne un altro. Quindi, se continuerete a seguirmi, spero che lo facciate. Troverete molte volte Davide, quindi spero che comincerete a seguire anche lui. Io lo seguirei solo per me. No, vabbè, ho capito. Davide Win. Armi scrive ammirevole, grazie Armi. C'è una certa Francesca, mi hanno aggiunto su Facebook. Se qualcuna in live mi ha aggiunto su Facebook, me lo dica che almeno so che è lei. Se io fossi stata una fangirl sarei morta a seguire queste cose, a sentire queste cose. Comunque, tipo, raga, se volete inoltrarvi all'inizio nel mondo degli yaoi, ma non riuscite ancora a sentire, a vedere il peso delle immagini, consiglio di scrivere su internet fanfiction yaoi, trovate un link, il primo, che è una figata paurosa. Sono tutte delle storie scritte al computer, quindi senza immagini, semplicemente storie. Da due pagine. Io personalmente adoro quelle dei Cavalieri dello Zodiaco, in cui ci sono relazioni fra tipo Vergine e Ikki. Sono l'unica ragazza qui, non lo so, non, forse ce n'è un'altra. 3 minuti arrivo, scrive Edoardo. Nuovo commento. Tipo EFP. Cos'è che sono sti EFP? Ma perché Davide mi molla così da solo? Ma io sono depresso. Raga, vi state deprimendo? Sì, perché mi sto deprimendo anch'io. C'ho sonnissimo. Scusa una cosa, su Facebook ti chiami Luca Bramati Aku, sì, sono io. Tutti quelli che mi stanno mandando richieste in questo momento li sto accettando perché tanto so che siete voi, quindi inviate, inviate, inviate. Riaspe mi scrive Davide in chat privata, per le fanfic io seguo. Aspetta, fanfic. Io seguo, non so, cose molto,
Yo, Io iste. seguo Y, se scrivi Y Sal, adesso ti commento. Y Sal. Io ho letto questo. Devo andare, complimenti, bel live, grazie Barney PB. Tanto ne facciamo spesso, quindi non te ne perderai molti. Ce l'ho fatta, è arrivato Edoardo, uno che ci stava seguendo nel live. Ciao! Ci si diverte. Penso che ce l'ho È arrivato fatta. Edoardo, uno che ci stava seguendo nel live. Ce l'ho Beh, devi fare fatta. una cosa, devi fare una cosa. Metti un punto. Fai spiegare a me che quando spieghi tu non si capisce Beh, devi niente. fare una cosa, devi fare una cosa. Metti un Oh, tu non stoppi, chi ce l'ha aperto? Stoppi YouTube, che si sente tutto Devo l'imbombo. fare il live su YouTube. Fatto. Fatto. Ok, bella. Io direi di salutare tutti Edoardo, quei pochi che sono Ciao. rimasti. Non si vede, ciao. Davanti. Ok, ti si vede? Sì, ma tieni conto che comunque arriva tipo 10 secondi o 15 secondi in ritardo a loro quello che noi diciamo. Insomma, i 10 secondi li vedi solo tu in ritardo, fatelo dire. No, stai scherzando. Idiota, quando tu riavvii da YouTube, mi Luca, dice le cose di 10 guarda, secondi prima. tu sei un panda cattivo, sei un panda Ma vai cattivo. tranquillo, sei panda. Ok, mi sono arrivate le richieste, sono Oh, stato lì. hai presente la pubblicità della Vodafone? Sì, tipo... Ma di solito nuoto. Ma che bella. Allora, ah sì, lo conosco. No, dicevo per le fanfic, va bene anche qui, un mega sito. Lo visiterò, te lo giuro. Comunque, qui... Cazzo succede? Giuseppe Carbone scrive ciao Edo, Rabba scrive ciao Edo, hello Ciao. Giuse. Cazzo. Saluta, saluta, saluta. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ok, Mezza sera allora. appare, quindi Oddio. fammi abbassare sta televisione. Tanto non mi frega niente. Che stavate a parlare? Che ho dovuto fare 4-5 account, poi ho scoperto che dovevo mettere che ero maggiorenne. Hai una Tu dimmelo collezione di prima, no? Ho manga? capito. Hai una Eh? collezione di manga? Sì. Vai, faccia vedere. Vai, faccio vedere. Ok, aspetta che scollego. No, 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 ascoltalo. È Webernet, Luca che... questo. Luca, hai già fatto vedere in questo live la tua collezione? No, ho fatto vedere velocemente perché mi hanno chiesto cosa sono i fumetti che c'hai dietro di te. Allora ho detto tipo Akira, The Record of Student Vampire, Naruto, Tsukihime, perché mi sono rotto un po' di... Dovrebbe vedere più... Oh, io Uffi, vedo secondo quanti me qualcuno fumetti! YouTube attivo. Cosa? Si vede? C'è un Allora, casino di fumetti. Death Note ci sta tutto. Death Note ci sta. Beh, devi tenerlo fermo, se no non le vedremo. Allora, Death Note. Basta, non capisco più niente. Ah, boh, se vuoi me lo dico. Boh, Naruto, quello dietro è tutta una serie completa. Poi Defense Devil serie completa, Death Note fino all'8 con il 6 in prima edizione, Bakuman il primo e il secondo prima edizione, poi il 15, ultimo il primo Bakuman, numero. Bakuman spacca, Bakuman spacca. Bakuman è bello. Poi Blitz Royale, Resident Evil numero 1, un po' di numeri Resident Evil sparsi. mi hanno detto che fa abbastanza schifo. No, a me piace, Ah, cioè il buon numero 1 è gioco. abbastanza bello. Ma mi hanno Poi detto che... che non è proprio attenuante con la trama originale. Ah boh, però Mentre anche il fatto di era disegno è fatto una frega bene. Poi i meglio. numeri sparsi di Dragon Ball, Siren il numero 1, Lol. un po' di Bleach, e poi quello che ha vinto il concorso a Lucca Comics quest'anno, Ah sì, Paolo quello che dicevo D'Antonio. prima. E sotto, non so se si vede sotto, ci sta l'Exorcist completo. Vari numeri di Alive, High School of the Dead, il coso di Naruto, libro di L, il No, Death no, aspetta, quel libro di L cosa intendi? Intendi Death Note Anno No, Deluto? Change the World. No, questo è quello lì, voglio vedere il live action di quello. Hanno ristampato adesso il romanzo, non me lo devo comprare. Poi il Death Note che ho comprato sempre a Lucca. Oh, ma mi ha detto che ti piace poco Death Note, no? Cioè, il manga, il Sì, romanzo. no, poco poco, giusto. E poi vabbè, una bacchetta per mangiare.
E qua sopra ci sono le action figure. Wow, c'hai anche l'action figure. Quell'auto lì. No, no, le action figure le commento io. Allora, Luffy, Naruto. No, no, non è Rufio, è Goku vestito da... Ah, è quella che hanno fatto per i Sì, 50 anni Shonen sì. Jump. Oddio, no, è uguale a Luffy. C'è anche È Goku uguale a Luffy. spettacolare. Goku uguale a Luffy. No, no, cioè io se le prenderei, scusate, ma io prenderei Nami uguale a Bulma e Bulma uguale a Nami. Scusate. Poi guardate questo attaccapanni. Alquanto epico. Intanto Oddio, che... Poi ah, niente. che ce l'ho anch'io, è da qualche parte. Boh, cioè. Un Naruto super mega epico. Quello è super mega epico. Range. Oh, aspetta, Oba, Misa. se mi fa vuole entrare. E Oh, mi sa che Jiraiya. niente anch'io, che sennò mi annoio. Dai, roba, stai così, scrivimi su Facebook che ti do il link e ci fai vedere anche te la mia collezione. Anime Obsession Auto è stata amore a prima vista, ma c'è un'action figure strabella nella mia fumetteria. Di quanto? 27 euro? Di Zoro dopo il time skip? Ma Figo. io adesso i soldi che Cazzo. sto mettendo via per il Lucca Comics a Luca li spendo solo per action figure. Io di action A Lucca figure ci vado pure io quest'anno, che capita proprio il giorno del mio compleanno. Ma è brutto, cioè, sono belle alcune action figure, però a me non piace quelli che c'hanno tante, tante, tantissime. Dico, ma poi cosa te ne fai? Cioè, dico, quella è qualcuna, giusto, giusto, bella, ci sta, Sì, ma poi. c'è gente che ne ha davvero troppo. E poi volevo far vedere la Aspetta, cosa ti che ho stanno trovato. chiedendo che uno c'è per il live, una Robot Beef ti risponde, uno quagliosissimo. Yeah, quagliosissimo. Allora, qui mi commentano Bella Edo, Luca Oral Plus, Giao, sono stupidamente Matt, è sparito Davide, dai, entro anch'io, Ma... No, Birthday Pacca, dai, devo Ambo. fare uno spoiler su Death Note perché so che molti non l'hanno visto e devo rovinargli il finale. Light e Kira. So che questo spoiler può lasciarvi molto, molto perplessi. Allora tocca a me. Allora tocca a me. Toby è Obito. E qui compare l'immagine di Slowpoke. Raga, No, io tu non ti stai voglio. la dei Non sim. voglio dire niente, ma guardate. Il numero uno di Naruto in In giapponese. giapponese! Allora, bene, allora facciamo così. Tu adesso, tipo, io ti do il mio indirizzo, tu me lo spedisci proprio. Comunque, Ho messo raga, un'eternità adesso per rispetto. Wow. Davide. Aspetta, Io adesso aspetta. ti spiego a Mi sto Luca, bagnando i pantaloni a vedere quella cosa. eh? Io. Comunque, tu hai detto che ci stai al Luca Comics, no? Quest'anno. Ma che mese è quest'anno? Sempre novembre, poi. Sì. Sì, inizia il 31, penso. 31 novembre. No, 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 l'1 di ottobre. novembre. Ah, io ti dicevo inizio dicembre, allora. Ok, raga, se organizziamo un bel raduno fatto bene. Ci sto. Lo Scottis. No, il Bramati and Scottis Group. Bramazen Scotti. Ci sta. Dai, ci sta, lo organizzeremo verso. Inizieremo a organizzarci verso ottobre. Dai, ci sta. Verso ottobre, scusa, lo organizzi qualche mese prima. Ho capito, settembre, metà settembre, dai, che Poi cazzo di due. scusa, dobbiamo portare anche la Gloria e la Giorgia, così andiamo lì con le magliette Nauina. Ci Tipo, sta! No, la il sito che Gloria ti fa le c'è. magliette, il sito che ti fa le magliette, tu ti Io ce metti l'ho uno che mi Nana, manda io le mi metto magliette. Naruto, poi ci mettiamo vicini. Comunque la Beni c'è. Chi è che deve spegnere YouTube? Nonino. Devi Io spegnere YouTube. non ce l'ho. E allora è il rimbombo. Ma no, scusate, sentite uno quando ho detto lo spoiler di Death Note, che cosa ha detto? Ma no, in realtà è quell'idiota di Matsuda. Ci sta, ci sta. Sono stupidamente Aspetta, matto, scrive, ma cazzo pure voi, ancora non c'ero arrivato. uno mi fa Davide su Facebook, come ti chiami? Voilà, è difficile da ricordare. Davide Scotti, proprio complicata la roba, però. Roba scrive, installo il plugin e arrivo.
Giuseppe Carbone scrive: no, in giapponese, come cazzo l'hai trovato? Scusa i termini. Ma tipo Ah, volevo arrendese, dire che l'ho scrive. trovato a Luca Comics a 7 euro. 7 euro per spesi, cioè c'è chi Madonna. spende 7 euro Spesi come quel periodo, 40. sì. C'è chi No, spende perché l'al Japan Palace, dove ho trovato anche Goku, stavo vedendo un po' i manga giapponesi, dopo un po' vedo il numero uno, faccio quanto costa? 7 euro, ma che tempo l'ha dato? 10 euro ce l'aveva in mano. Cioè, l'ho detto Cioè, io 7 anche euro per me l'hanno spesa. davvero regalato il numero uno in giapponese, prima serie. Cioè, No, io davvero. se dovessi prendere un 50. Naruto in giapponese, io non prenderei l'1, io prenderei il 42. Boh. Ma là non è che ci sono tutti i numeri, ci sono soltanto l'1 e il 62, una cosa del Ah, genere. proprio molto precisi, 1,62. No, ma Oh, ma 42, il Romichese, 42. vengo io, scrive Robba, Armi scrive vogliamo il Carmel Dance live. Cos'è? Aspetta, Edoardo, è vero che anche tu Dove sta qua? odi Yagami perché è colpa sua se Light. Scusa, come fa a odiare? A odiare uno perché Light, cioè. Aspetta, odi Yagami. Ma se non intendi Light, quale dei due? Il padre? Padre. Ma no, ha senso di odi Yagami perché è per colpa sua Light. Cioè, è come Ma dire, qual è odi tutta la Yagami domanda? perché è per colpa sua lui. Davide, vi interrompo 2 secondi, una cosa importante. Ti lascio il comando. Devo andare. Ma se vai tu si chiude il live. No, se io chiudo semplicemente la pagina, la continua. Dici? Vero. Proviamo. Aspetta, in caso salutiamo tutti. Vi salutiamo Vabbè, perché raga, si chiude nel caso live si chiudesse, vi salutiamo. In un altro il live. Ciao. caso, lascio a Davide il Questo comando, live, dato che Luca saluta non lo cancellerà, ci l'entrata. sarà il mio link nella descrizione. Voi vi iscriverete perché siete bravissimi. Ok, raga, contattate Davide Scotti per entrare nel live di Facebook. Se scrivete Davide Scotti lo trovate subito. Qua praticamente, aspetta, Luca, una domanda. sono un bel figo, ho anche questa felpa che ci penso nella foto del profilo. Vabbè. Luca, su Elsword stasera? Elsword. Ti loggerai stasera? No, ho finito la volontà, cazzo, ho giocato tutto, cioè da stamattina del giorno. Guarda, ti posso assicurare che ci ha giocato anima e corpo per non so quanto tempo. Vabbè, infatti sono uno dei più forti al mondo. Senti, Ciao. Dai, ma il mio ragazzi, compito è grazie infinite, runnare. ciao a tutti, se no vi lascio a Davide. Auguri. Speriamo che Ciao. rimanga online. Davide, dopo ci Ciao. sentiamo su Facebook, non so, Skype. Bella. Buona, va buona. Ciao. Adesso vediamo se Ciao, ciao. succede. Vediamo cosa succede. Brucia le dita. È entrato uno. Sì, è entrato in diretta. Si è unito Luca Bramati, si è unito alla chat. Si è chiuso? Ne sto aprendo uno adesso. Ok, allora facciamo così, raga. Siccome non posso chiuderlo, Non. Ah, ok, va bene, si è in diretta. passate tutti sul live di Davide. Adesso ve ne apre uno. Ecco, state nei commenti, lo scrivo nei commenti. Non Ah puoi no, non posso. taggare il link, non puoi commentare i link. Allora dove lo mettiamo? Raga, facciamo così. Tutti d'accordo se lo scrivo, se metto un link sulla mia pagina di Facebook, lo andate a prendere e rilogate su quello di Davide? Aspetto i commenti e poi chiudo. Davide, intanto inizia a aprirlo, che aspetto il Sì, non chat. posso aprirlo se sono qui dentro. Quindi Inizia intanto. uscita qua e aprilo di là intanto. O te, dopo quando devi entrare, Edoardo, scrivimi nei commenti che ti passo il link. Ok. Ecco, Luca, allora lo io. metti su Non ero ubriaco? Okay. Sì, lo Io carico esco su Non ero ubriaco. ubriaco. Ecco, Edoardo, tu commentami ubriaco così te lo passo su Facebook. Quindi commenta il post. Ora Ok. esco e apro il Commentate tutti il post che metto su Non ero ubriaco, che così Davide vi aggiunge
E niente, se volete entrare in live può mandarvi la richiesta. Davide? Oh. Morto. Ma che cazzo sta a fare? Vabbè, intanto che Davide cazzeggia. Oh, è possibile, non mi trovo la pagina. Non ero ubriaco. Naruto è... ecco. Raga, vi piace la pagina ultimamente? Sì. Raga, vi piace la pagina ultimamente? Ma sei incantato, Davide? Kevo scrive Luca ma ti droghi perché ho le occhiaie, no, non dormo mai, punto. Cioè, solo per questo. Ok, Davide mia, non me lo apre per il copyright. Perché? Scrivi un titolo qualunque. Luca, non so se te l'ho già chiesto, ma ti interessa il numero 5 serie rossa? Numero 5 serie rossa. No. Ah, ok. Raga, Davide gli hanno chiuso il canale di YouTube. Perché? Perché qualche giorno fa ha fatto un video e l'hanno. Diciamo che alcuni hanno detto a YouTube che violava i copyright. E quindi gli hanno bloccato il video, però a quanto pare gli hanno bloccato direttamente il canale. Niente, raga, un saluto da parte mia, un saluto da parte di Davide. Faccio un live settimana prossima o prima possibile. Continuate a seguirmi sul mio canale, anche se probabilmente non farò video. Su Facebook, iscrivetevi, sulla mia pagina Piacere di conoscermi, puoi chiamarmi Otaku. Oh, È che entrato un nuovo robot! live, purtroppo. È arrivata! Sono E tanto dobbiamo chiuderlo. fatta! Io vi odio! Niente, stavo dicendo, iscrivetevi al mio canale, su Piacere di conoscermi puoi chiamarmi Otaku, c'è la nuova pagina di Facebook, farò un live tra qualche giorno, quindi continuate a seguirmi e cercate di trovare i post. E partecipate al contest, mi Io già raccomando. l'ho mandata le foto. Bravissimo. Aspetta, Davide sta aprendo un nuovo live. Wow. Ok. Belli gli occhiali. Grazie. Perché io sto mangiando la cacca? Davide, ce la puoi fare? Luca Stanzaga che te la chiede la serie Gold, vero? Ho fatto il banale errore 3 anni fa a prendere troppi numeri. Ora devo La serie rivendere. gol. Soltanto essendo tipo Games Academy, queste cose sa, mi vogliono da 20 centesimo, 20 centesimi a cosa. Niente, boh, Davide non scrive comunque. Aspettiamo qualche minuto sperando che Davide scriva. Grazie a tutti Aspettiamo. quelli che ti sono iscritti su Piacere di conoscermi, puoi chiamarmi Otaku. Oh, che è questo? Piacere di Ma conoscere. perché io sto mangiando la calcolatrice? Ecco, mi piace sta pagina. Ok, Luca, comunque Davide sta no. aprendo un nuovo live, però io devo andare. Aspetta che l'aggiungo su Facebook. Davide Scotti. Nuovo commento. Ah, Davide è un babbo, mette le immagini delle scan in lingua originale, quindi per il copyright lo piglia il culo. Eh sì, infatti è stato incredibile. Sì, ma ce ne sono centinaia di Davide Scotti qua. Ah, trovato. Ma come hai fatto a trovarlo? Vabbè, c'è la linea in comune. Dai, Davide, che
sì, mi prendete in giro, ne ho molti di Davide Scotti con gli amici in comune. C'ha una faccia strana e una felpa rossa. Fa tipo così. Ma c'ha anche un naso? Ah, quello sì, stranamente. E due orecchie e due occhi. Allora me lo trovo sicuro. No, ma c'è tipo la foto messa da Mimmo Minchia, però ce l'ha fatto. Sì, esatto.